ritorna al suo antico splendore la tradizionale festa del mare a Fano, che quest'anno arriva alla sua 63esima edizione. Un weekend ricco di appuntamenti tra musica, mostre, proiezioni e momenti religiosi. Il programma prenderà il via venerdì 5 agosto nella zona del porto con la presentazione del progetto di valorizzazione turistica delle tradizioni marinare, a seguire la mostra curata dall'ANMI alla Darsena Borghese, insieme alla proiezione di un video sulle origini della Darsena, per concludere alle 21.30 sul lungomare Simonetti con il concerto della Borghetti Bugaron Band in collaborazione con l'associazione Il Ridosso. Sabato 6 invece, alle ore 21, al Monumento dei Caduti, verrà proiettato un video sugli avvenimenti riguardanti la storia della marineria, intervallato da letture e poesie in dialetto fanese. Sempre alla solita ora, sul lungomare Simonetti, il concerto con i Piton. Novità di quest'anno, le proiezioni di immagini sui capannoni del porto. Una bella attività con umanesimo artificiale, nei capannoni che stanno dietro la Darsena Giurgin, 70 metri di capannoni, una grandissima proiezione con dei laser oscilloscopici, proiezioni futuristiche ma che raccontano le nostre tradizioni passate. Sabato 5 e domenica 6 invece spazio dedicato anche ai più piccoli, con laboratori creativi al Lido curati dall'associazione Il Ridosso e Fano Unimar, dedicati alla pesca con intrattenimento e approfondimenti sulla vita degli animali e degli organismi in mare, a partire dalle 18.30 fino alle 22.30. L'evento proseguirà poi tutta la giornata di domenica con il tradizionale programma. Ritorna una forte tradizione marinara, quello del ricordo delle tante famiglie che negli anni hanno lavorato nella tradizione marinara che conosciamo, che hanno anche perduto i propri cari. Quindi domenica ci sarà il grande momento di commemorazione che abbiamo sempre conosciuto, con l'alza bandiera alle 9.30, la deposizione dei fiori alla tempesta proprio qui nel molo di Ponente, dopodiché la Santa Messa alle ore 10 davanti al Monumento ai Caduti, officiata da Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasarti, e poi l'uscita delle imbarcazioni in mare per la deposizione della corona in mare, che avverrà dalla Queen Elizabeth. Quindi coloro che verranno potranno sicuramente imbarcarsi sulla Queen Elizabeth per questo momento importante. Ecco, tornerà dopo 2 anni di pandemia, tornerà il grande spettacolo pirotecnico che abbiamo voluto fare anche emozionale in questo anno di ripresa, che tutti i fanesi potranno vivere dalle 11.30, ecco, nel lungomare della Sassonia.